Questo è un riconoscimento che davvero ho apprezzato, perché indica la volontà di portare tutto quello che c'è di bello nel nostro paese, anche la sanità, nel resto del mondo. Ma questa onorificenza, ricordiamoci tutti, è data all'ospedale, io l'ho solo rappresentato nell'averla, ma è dell'ospedale e di tutti coloro che dell'ospedale fanno parte, qualunque sia il mio ruolo. Tutto costruisce questa grande comunità, questa grande famiglia che tutti i giorni, qualche volta sottoposta anche a qualche prova, ma tutti i giorni continua a essere impegnata e a guardare in avanti. Ecco, questo significa oggi essere che cosa? Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia. L'ospedale Bambino Gesù, a cui ovviamente tutti gli italiani sono particolarmente legati, è un ospedale che proprio quest'anno celebra i 150 anni, come sappiamo, ed è un ospedale di eccellenza mondiale che ha cercato di portare aiuto anche ai bambini di tanti paesi in via di sviluppo, bambini da quasi 50 paesi che vengono per cure in questo ospedale, che è un ospedale sicuramente che fa capo alla Santa Sede, però è un ospedale anche molto sostenuto dalla sanità pubblica italiana, cui noi teniamo in modo particolare. Poi il premio, diciamo, il riconoscimento, dottoressa Enoch, va sicuramente per questa ultima sua parte straordinaria di traiettoria professionale e umana, ma va anche riconoscimento a tutto il lavoro che lei ha fatto per molti, molti decenni a favore della sanità pubblica con grande spirito di managerialità e soprattutto con grandissima umanità.